Eccoci qua, terza parte. Continuiamo a leggere il libro per approfondire l'uomo di Cro-Magnon, che è l'Homo sapiens, ok? L'Homo sapiens europeo. Siamo arrivati al discorso del dove vivevano, quindi vivevano in grotte che illuminavano con il fuoco le torce e usavano le tende degli animali come tende. Come le tende del campeggio, appunto, usavano pelli di animali che potevano così trasportare con facilità se dovevano spostarsi per andare a caccia o se dovevano trovare un altro posto in cui abitare. Ecco, l'ultima frase: rimanevano a lungo in territori per sfruttare tutte le risorse naturali, cioè per cacciare, quindi le prede, tutte le piante, gli arbusti che crescevano. Per piante, animali, frutti, quindi come risorse si intende le risorse sono animali e frutti, ma poi secondo le stagioni si spostavano perché se faceva freddo magari andavano a cercare un posto più caldo, quindi secondo le stagioni, un po' come fanno le rondini che vanno, che migrano e si spostavano alla ricerca di cibo perché se cominciava a far freddo e scarseggiare allora magari pensavano andiamo a trovare, se ci spostiamo un po' magari troviamo un posto un po' più caldo dove poter vivere. E quindi erano nomadi, cioè nomadi vuol dire che si spostano, l'abbiamo detto tante volte, eh? Nomadi vuol dire è una persona che non ha una casa fissa, che è sedentario in un posto solo, si sposta tantissime volte. Ecco, questi uomini, come tutti gli altri, erano nomadi, ok? Bene, continuiamo e andiamo a leggere questa parte. Incontri e scambi tra gruppi. Cosa succedeva? Che appunto spostandosi in clan, quindi clan sono gruppi di famiglie che si spostano, magari spostandosi un po' come quando si va in vacanza, noi andiamo in vacanza, invece loro si spostavano per sopravvivere, magari accadeva che un gruppo ne incontrasse un altro. E cosa succedeva se si incontrava un altro gruppo? A volte era uno scontro violento perché volevano ognuno occupare il territorio. No, sono arrivato prima io, devi andare via. No, vai via tu. E quindi magari litigavano e si scontravano, lottavano proprio. Magari ecco, contendersi una preda vuol dire la preda. No, questa preda è mia, no, l'ho vista prima io. È un po' come quando magari a voi capita di litigare con qualche vostro amico per contendervi, non so, l'ultima fetta di torta o il giocattolo più bello. Quindi contendersi vuol dire contendersi una preda. E a volte invece i gruppi si scambiavano pacificamente gli strumenti, magari si trovavano, oh, guarda che bella lancia che stai usando, servirebbe anche a me, ah, io te la presto, tu però mi dai in cambio quella bella pelle per fare la tenda per il mio accampamento. Infatti appunto si scambiavano strumenti di uso comune, armi, ornamenti, cioè collane, magari le donne si scambiavano le collane, oppure appunto gli uomini le armi che portavano sempre con sé. Ok, rispondete a queste domande anche, imparo dal testo, scegli la risposta corretta, non deve essere difficile, e vado avanti, ma ripeto, sembra tanto, ma in queste pagine, ripeto, ci sono tutte informazioni che avete già visto nei video delle scorse settimane. Quindi per quello che sono tranquillo andare un po' veloce. Infatti, in questa pagina degli strumenti vediamo che si parla di nuovo di zagaglia, di pulino più avanti quando si parleremo delle opere d'arte. Comunque, se leggiamo le frasi insieme ci rendiamo conto che tutte queste cose già le sapete. I Cro-Magnon infatti erano abili costruttori di utensili. Cosa lavoravano? Pietra, osso e legno. E legno, quindi sono altri materiali, lasciamo perdere, però cosa lavoravano? Pietra, osso e legno. Cosa facevano? Guardate qua. Gli uomini raccoglievano le pietre di selce lungo il fiume. Vi ricordate, Chiro? Pietre di selce. Ok? Diceva proprio nella canzone, dice proprio pietre di selce. Eccole qua, lungo il fiume, perché il fiume, ecco, se vi ricordate dalla gita che abbiamo fatto al parco fluviale, il fiume con la leviga, già leviga un po' le pietre, okay? Le rende più morbide, le rende più lisce.
e quindi l'uomo magari è più facilitato nel lavorarle, nel tagliarle. Cosa facevano? Scheggiavano la selce, quindi scheggiavano queste pietre di selce, eccole qua, scheggiavano e ottenevano delle lame lunghe e sottili, appunto la zagaglia. Alle lame di selce aggiungevano manici di legno e costruivano lance, asce e zagaglie. Eccola qua la zagaglia. Ma voi se vi ricordate semplicemente che costruivano delle lance per cacciare, vi ricordate che dicevamo costruivano le lance e poi le lanciavano per catturare delle grosse prede. Questo già lo sappiamo. Con le lame costruivano dei coltelli per tagliare la pelle e la carne degli animali, per farla cuocere. Nei video, nei documentari c'erano, tagliavano con le pietre appuntite o per scaldarsi, quindi tagliavano la pelle per trasformarla in abiti. Ok, quindi sono tutte cose che già sappiamo. Con i raschiatoi di pietra ripulivano le pelli, l'abbiamo visto anche nelle pagine del Neanderthal. Vedete, sono tutte cose che già sappiamo. Con ossi e denti di animali, zanne di mammut, pietre, forate e conchiglie, fabbricavano aghi per cucire, ami da pesca, spille per allacciare gli abiti, collane e ornamenti. Quindi spille, la pelle dell'orso magari con una spilla, così rimane chiusa. Ok? L'amo da pesca per pescare i pesci. Ok? Oppure semplicemente una collana di conchiglie, una collana di denti. Non c'erano le pietre, non conoscevano ancora le pietre preziose ai tempi gli uomini di Cro-Magnon e quindi i loro ornamenti, cioè le loro cose per rendersi belle, erano le cose che trovavano a loro portata, quindi gli ossi, i denti, le conchiglie, queste cose. Ok. Molto bene. Ecco, se riuscite, potete fare questa tabella. Imparo con metodo, penso che non ci sia problema farla. Ok? Anche questo è facile, perché è una sorta di ripasso di tutte le cose che avete già fatto. Allora, caccia pesca, come facevano ad andare a caccia pesca? Prima apriamo un po', così vediamo meglio. Come facevano i gruppi di Sapiens? Quindi qua si parla di Sapiens, ma stiamo parlando sempre di Cro-Magnon, giusto? A procurarsi il cibo in un ambiente glaciale? Avrebbero trovato animali da cacciare o raccolto solo frutti spontanei? Il territorio della steppa attorno a loro offriva, cosa offriva? Offriva bacche, funghi e germogli. Ma nei boschi cosa catturavano? Nei boschi gli uomini catturavano la selvaggina. Selvaggina si intende, ancora oggi si usa il termine selvaggina, sono gli animali di piccola taglia come le lepri, le volpi, i castori, gli uccelli. Invece nei fiumi e nei laghi pescavano, non ghiacciati perché altrimenti come fai a pescare? Pescavano i pesci grossi con arpioni a più punte, i pesci più piccoli con ceste di giunco a forma di imbuto e in cui i pesci restavano imprigionati. Allora, tutte queste immagini lo vedete bene disegnato sul vostro libro, dei cesti, degli arpioni. Ok? E se lo sappiamo prima, abbiamo visto nella pagina precedente che con gli ossi e denti degli animali si costruivano anche gli ami da pesca. Ok? Ma anche i bambini facevano qualcosa, partecipavano alla caccia degli animali e alla raccolta. Per esempio, gli uomini cacciavano, mentre magari lasciavano i bambini a pescare, per esempio, o a rincorrere le lepri, un po' come Fakiro nel video che abbiamo visto della canzone. Cosa facevano gli uomini? Invece cacciavano anche in gruppo animali di grossa taglia. Quindi pensate, grossa taglia vuol dire la taglia un po' come XL, no? SML XL, vuol dire grossa taglia, cioè pensiamo a un animale preistorico di grossa taglia, a me viene in mente il mammut, esempio. Ok? Molto bene. Allora, perché vi do anche un po' più, come dire, di pagine da completare? Perché settimana prossima noi maestri non vi daremo più compiti, quindi con tutto il tempo, con tutta la calma potete fare i vostri compiti, riempire le varie tabelle e davvero non c'è fretta, ok? State tranquilli. Guardate bene le immagini del libro perché, come vi dico sempre, anche le immagini vi aiutano a studiare, a ricordare. Guardate.
Innanzitutto le capanne, alcune capanne come sono fatte. E questa sembra proprio simile a quella che abbiamo visto anche all'Archea, vi ricordate? Poi guardate come si raccolgono appunto i frutti dalle piante, come si pesca con l'arpione, con la lancia, guardate, e anche come si catturano gli animali di grossa taglia. Ok? Molto bene. E queste pagine, se siete d'accordo, ve le faccio solo vedere così perché magari ve le do da leggere come compiti delle vacanze, perché davvero, ripeto, sono tutte informazioni che già sapete. Abbiamo parlato della caccia, in queste due pagine si approfondisce la caccia in gruppo, come avveniva con la zagaglia, con gli strumenti, come tendendo delle trappole ai vari animali per catturarli, guardate gli animali di grossa preda, vedete, sono tutte cose che già sappiamo, come anche quello che avviene a pagina 52 e 53. Ecco qua, questo già lo sapete, l'avete già fatto, ok? Le pitture rupestri, ve lo leggete poi a casa nelle vacanze. Quello che vi volevo Su quello mi soffermerei un attimo su queste immagini. Guardate cosa rappresentavano. L'abbiamo già anche letto in alcune pagine precedenti, che di solito gli uomini raffiguravano gli animali che catturavano. Era un modo anche per raccontare al clan le imprese che avevano fatto. Quindi era magari catturare un mammut, catturare un bisonte, era difficile, quindi noi lo disegniamo. E insieme c'erano anche delle statue. Delle statue costruite con la terracotta che rappresentavano appunto delle donne, delle dee, le chiamano le Veneri, ma lo vediamo poi il prossimo anno con molta calma. Quindi sappiate però che ai Balzi Rossi, quindi in quelle grotte che vi ho fatto vedere prima della Liguria, tra la Liguria e la Francia, come confine più o meno, come zona, hanno ritrovato queste statuine. E se vediamo anche le pitture rupestri, qual è la definizione? Ma l'avete già fatta in arte con Nadia. Cosa sono? Sono pitture o incisioni, realizzate dentro le grotte su pareti o soffitti di pietra. Ok? Le più importanti sono appunto i Balzi Rossi, c'è la grotta di Altamira in Spagna, ce ne sono anche in Argentina, come vi avevo detto prima. Per esempio, a Lascaux ci sono delle grotte che, tra l'altro, hanno fatto una copia di queste grotte e si possono visitare proprio un po' come abbiamo fatto noi con Davide Borra, l'architetto di Noreal, per la visita ad Augusta Bagenoro. Quindi, magari il prossimo anno potremo fare in classe, speriamo, potremo fare un tour didattico per vedere le grotte di Lascaux. Ok? Bene. Come vedete davvero vado avanti veloce, ma perché sono sicuro che tutte queste cose già le sapete fare, le conoscete. Davvero non vi spaventate perché il maestro Marco è andato così veloce, perché fare l'uomo di Cro-Magnon è un mettere insieme tutte le informazioni degli uomini che abbiamo, degli Homo che abbiamo visto prima. Davvero. Allora, vi aggiungo questo, vi faccio un foglio a parte dove vi scrivo tutte le cose che ci sono da fare di storia, che sono praticamente le pagine che vi ho raccontato in queste tre video lezioni, sono un po' più lunghe ma perché abbiamo parlato anche di altre cose, magari sottolineate come vi ho fatto vedere e compilate le cose che vi ho detto, ma per sicurezza io vi faccio un foglio come promemoria di tutte le cose che dovete fare. Settimana prossima non vi daremo compiti, quindi avete anche più tempo, non vi preoccupate anche nella consegna di questi compiti, fateli con calma, anche perché oggi è già venerdì, quindi non avete molto tempo. Ci sentiamo settimana prossima, sicuramente troveremo un modo ancora per salutarci e per farci gli auguri di una buona estate. Ne approfitto anche per dirvi che vi sto preparando dei semplicissimi compiti delle vacanze, tutti scritti, tutti dettagliati, così potete poi approfondire delle cose che abbiamo fatto a distanza, sperando poi di
sperando sicuramente di rivederci.